Eccomi qua a parlarvi di nuovo di libri e di mostre. Questo vede che vedete è il catalogo della Electa, che riguarda la mostra in corso al momento a Palazzo Altemps a Roma. Virginia Woolf e Bloomsbury, Invent in Life. In pratica è una mostra che mette a fuoco i tempi di Bloomsbury e tutto quello che è successo là dentro, e i personaggi che l'hanno frequentata. E adesso vi vado a mostrare il libro come è fatto dentro, perché è molto molto interessante. Il catalogo della mostra è curato da Nadia Fusini e Luca Scarlini ed è costruito un po' come un diario intimo, un quaderno di appunti e ricordi, un racconto visivo che anche attraverso autorevoli saggi ripercorre i nuclei tematici della mostra. Tutti i protagonisti, le case, gli amori, la letteratura, il rapporto con le arti e pure con l'editoria, e traccia un ritratto di una delle esperienze più significative del Novecento. Questa è la quarta di copertina. Ieri sera ho iniziato a leggerlo e presto vi farò la recensione completa, ma vi assicuro che è molto emozionante leggerlo. E racconta cose non sempre così conosciute. Io, per esempio, molte di queste non le conoscevo affatto e sono felice di averle potute leggere in questo libro. Per vedere la mostra in corso al momento a Palazzo Altemps avete tempo fino al 13 febbraio. Vi raccomando, non perdetevela e non perdetevi neanche la recensione che a presto scriverò sulla pagina.